Esercizio 22. Una macchina viaggia a 80 km all'ora su una strada con il limite massimo di velocità 50 km/h. Improvvisamente il guidatore scorge una pattuglia della polizia parcheggiata 80 metri più avanti, che ha piazzato l'autovelox. Il guidatore frena immediatamente decelerando con 2 metri al secondo quadrato. Due domande, la prima la saltiamo tanto è già compresa nella seconda. La domanda è: riesce a ridurre la velocità prima di passare davanti all'autovelox oppure si prende la multa? Ci sono due modi per risolvere questo esercizio, ma prima di vederli in dettaglio notiamo che il guidatore è sicuramente un uomo, perché il testo dice che frena immediatamente, quindi il suo tempo di reazione è zero, ha i riflessi prontissimi. Se fosse stata una donna naturalmente avrebbe impiegato 2 o 3 secondi prima di riuscire a frenare. Vediamo ora il primo metodo. Si tratta di calcolare la velocità della macchina quando arriva nel punto P. P rappresenta la polizia. Se la sua velocità in questo punto è maggiore di 50 km/h prenderà la multa, se è minore o uguale no. È un moto rettilineo uniformemente decelerato, scriviamo le due formule, lo spazio percorso e la velocità finale. Mettiamoci le lettere, spazio percorso tra A e P di 80 metri. La velocità iniziale è VA, di solito la chiamiamo V0, ma qua la posso chiamare VA, e è di 80 km/h che portato in metri al secondo sono 22,2 periodico, basta dividere per 3,6. Poi dobbiamo mettere la lettera P al tempo, il tempo è il tempo di frenata, cioè quanto dura la decelerazione che va da A a P. Come al solito immaginiamo di porre il tempo uguale a 0 in A, quindi come se ci fosse un cronometro che parte qui, e quindi TP è il tempo necessario per arrivare fino a P. Dunque questa prima formula ci dice che la macchina percorre 80 metri frenando e ci impiega un certo tempo, TP che non conosciamo. L'altra formula, sempre da applicarsi nel punto finale, P, ci dà la velocità finale, che è la nostra incognita e che dobbiamo vedere se è maggiore o minore di 50 km/h. In questa seconda equazione c'è il tempo TP, la durata della frenata, che noi non conosciamo. Però ce lo possiamo ricavare dalla prima equazione e poi sostituirlo nella seconda. Quindi ricopiamo la seconda equazione e aggiustiamo la prima equazione portando tutti i termini a sinistra. È un'equazione di secondo grado completa nell'incognita TP, il tempo di frenata. Andiamo a sostituire i numeri, un mezzo A, un metro al secondo quadrato, VA, la velocità iniziale 22,2 periodico metri al secondo, e lo spazio da percorrere AP 80 metri. Risolviamo l'equazione di secondo grado completa con la formula ridotta, quindi la metà di questo, più o meno il suo quadrato, meno A per C, diviso il coefficiente del termine al quadrato, quindi un metro al secondo quadrato. Con il segno più otteniamo 17,7 secondi, con il segno meno otteniamo 4,52 secondi. Questi due tempi, ricordiamo, sono i tempi che ci mette la macchina ad arrivare da A a P. Come mai vengono due tempi? Matematicamente perché è un'equazione di secondo grado. Dal punto di vista fisico, i due tempi vengono interpretati così che la macchina due volte arriva in P. Infatti, la macchina decelera, la prima volta arriva in P, poi continua e continua sempre a frenare finché a un certo punto si fermerà. Dal punto di vista matematico, in realtà si ferma per un attimo e poi torna indietro. Come se fosse un sasso che viene lanciato in alto, arriva nel punto più alto, si ferma e torna indietro. Quindi la macchina si ferma, torna indietro e ripassa una seconda volta per il punto P. Ecco perché ci sono due istanti di tempo in cui la macchina si trova in P. A noi serve chiaramente il primo dei due istanti di tempo. Questo è T1 e poi questo è T2. Quindi a noi serve l'istante di tempo più piccolo, giustamente sono venuti due tempi entrambi positivi, perché successivi all'istante iniziale che avevamo posto, t uguale a 0, come se il cronometro partisse in A. Quindi scegliamo il tempo più breve, l'altro lo escludiamo, andiamo a sostituire questo tempo nella seconda equazione, quella dove c'è la nostra vera incognita, che è la velocità di fronte all'autovelox VP. Quindi andiamo a sostituire i valori VA meno ATP, VA è questa, la velocità iniziale, meno l'accelerazione per il tempo TP, cioè il tempo di frenata. E viene fuori un po' meno di 50 km/h, 47,5 km/h. Quindi quando passa davanti all'autovelox, il guidatore va più piano
del limite di velocità e perciò non prende la multa. Da questo si capisce e si conferma che era un uomo, infatti ha saputo fare correttamente i calcoli e ha saputo anche di quanto doveva decelerare in modo tale da arrivare davanti all'autovelox con una velocità minore di 50 km orari. Quindi è stato bravo a dosare l'intensità della frenata. Vediamo adesso il secondo metodo. Invece di chiederci con quale velocità passa davanti all'autovelox, chiediamoci in quale punto C la velocità della macchina è scesa fino a 50 km orari. Ricordiamo che era 80 km orari. Se il punto C si trova prima di P, allora il guidatore non prende la multa, perché vuol dire che è riuscito a ridurre la velocità da 80 a 50 km orari prima di arrivare all'autovelox. Se invece il punto C si trova dopo l'autovelox, vuol dire che prende la multa, perché quando è passato davanti all'autovelox la sua velocità ancora non era scesa sotto i 50 km orari. Quindi qui l'incognita è dove si trova il punto C. Quindi è il tratto AC. Se questo tratto AC è maggiore di 80 metri, che è la distanza dalla polizia, allora prende la multa e sarebbe questo caso qua. Se invece il tratto AC è minore o uguale di 80 metri, non prende la multa e è questo caso qui. Quindi riscriviamo le stesse formule di prima, ma stavolta cambiamo le lettere. Mentre prima delta S era da A a P, adesso delta S è da A a C. Il tempo prima era TP, il tempo che ci vuole per arrivare a P. Adesso invece è TC, è un tempo diverso perché è il tempo che ci vuole ad arrivare a C. Immaginiamo che C sia prima della polizia o anche dopo, immaginiamo che sia prima. TC è il tempo che ci vuole per arrivare a C, non per arrivare a P. Quindi TC è diverso da TP di prima. Vediamo inoltre che sono diverse le incognite. Mentre prima lo spazio da percorrere era noto, 80 metri, era un dato, invece adesso lo spazio da percorrere è l'incognita, delta S a C. Prima invece l'incognita era la velocità finale davanti alla polizia, adesso invece la velocità finale davanti alla polizia, la velocità finale nel punto C è un dato, è 50 km orari. Infatti il punto C è quel punto, che non sappiamo dove si trova, in cui la macchina va a 50 km orari. Quindi la velocità di C non è più un'incognita, ma è un dato. Ora andiamo a guardare dati e incognite e vediamo che la nostra incognita si trova nella prima equazione, ma c'è anche l'altra incognita, cioè TC. Quindi prima dobbiamo risolvere la seconda equazione, ricavare TC e poi sostituirlo nella prima. Con la formula inversa troviamo TC uguale VA-VC su A, la prima equazione la ricopiamo e andiamo a sostituire i numeri in questa seconda equazione. VA-VC sarebbe la velocità all'inizio meno la velocità in C, che è 50 km orari, quindi 80 meno 50 km orari, portato in metri al secondo, questi 30 km orari sono 8,3 periodico metri al secondo. Basta dividere per 3,6, diviso A, la decelerazione, e porta 4,17 secondi. E già questo ci fa capire che il guidatore non prende la multa. Lo possiamo capire perché abbiamo già svolto l'esercizio con il primo metodo. Infatti, noi avevamo visto prima che il guidatore arriva davanti alla polizia, TP, dopo 4 secondi e 52. Cioè 4 secondi e mezzo in pratica è il tempo che ci vuole ad arrivare in P. Adesso invece abbiamo scoperto che il tempo che ci vuole ad arrivare in C, cioè a portare la velocità a 50 km orari, è minore di 4 secondi e mezzo, è 4 secondi e 17. Quindi questo vuol dire che il guidatore riesce a ridurre la velocità a 50 km orari prima 4 e 17 secondi di arrivare davanti alla polizia, perché lì ci metteva 4,52 secondi. E quindi, come è scritto qui, siccome il tempo per ridurre la velocità a 50 km orari, TC, è minore del tempo necessario per arrivare davanti alla polizia, vuol dire che il guidatore riduce la velocità prima della polizia. Ma questo lo possiamo sapere soltanto perché abbiamo già svolto l'esercizio con l'altro metodo, con il primo metodo. Immaginiamo che non abbiamo svolto l'esercizio con il primo metodo, questa cosa non la possiamo sapere. Quindi procediamo con il secondo metodo, avendo trovato TC, l'abbiamo trovato dalla seconda equazione, andiamo a sostituirlo nella prima per trovare quanta strada fa la macchina tra A e C. Andiamo a sostituire i numeri, vedete che al posto
di TC e TC al quadrato compare il tempo appena trovato, 4,17 secondi, 4,17 secondi al quadrato. E il risultato del calcolo è 75,2 metri, e giustamente è minore di 80 metri, cioè vuol dire che il punto C in cui la macchina va a 50 km/h si trova prima della polizia e quindi non prende la multa. Vedendo qui sul disegno, la polizia è distante 80 metri, ma il punto C dove la velocità è scesa a 50 km/h si trova a 75 metri, cioè 5 metri prima della polizia. Quindi siamo in questo caso qua e il guidatore non prende la multa. Si conferma che è un uomo e ha saputo fare bene i suoi calcoli.